In un'epoca remota, nel cuore del secondo secolo d.C., nacque a Sichem, in Samaria, un giovane di nome Giustino. Sebbene avvolto nelle vesti di un'origine che sussurrava romanità, il suo spirito inquieto vagava alla ricerca di un senso più profondo, di una verità che potesse donargli quella felicità tanto anelata ma sempre sfuggente. Giustino si immerse con ardore nello studio delle varie correnti filosofiche del suo tempo, sperando di trovare in esse la chiave per decifrare i misteri dell'esistenza. Eppure, ogni nuova scoperta, ogni teoria esaminata, anziché avvicinarlo alla meta desiderata, sembrava allontanarlo sempre di più dalla serenità tanto cercata. Sentendosi perso, Giustino decise di ritirarsi nel deserto, sperando che il silenzio e la solitudine potessero offrirgli le risposte che il chiasso del mondo filosofico gli aveva negato. Fu lì che il destino volle che incontrasse un vecchio saggio, un uomo i cui occhi brillavano di una luce diversa, che sembrava provenire da una sapienza antica e profonda. Giustino gli confidò i suoi tormenti, la sua sete inappagata di verità e felicità. Il vecchio ascoltò con pazienza, poi con voce calma gli suggerì: «Leggi i profeti, leggi il Vangelo e troverai quello che cerchi». Seguendo il consiglio del saggio, Giustino si immerse nella lettura delle sacre scritture e fu come se, all'improvviso, le tenebre che avvolgevano il suo cuore iniziassero a diradarsi, lasciando spazio a una luce calda e rassicurante. La grazia di Dio illuminò la sua mente, scaldò il suo cuore e per la prima volta nella sua vita Giustino si sentì veramente felice. Ma la sua non fu una conversione che lo allontanò dal mondo della filosofia. Al contrario, Giustino trovò nella fede cristiana i motivi più profondi per dimostrare la ragionevolezza e la verità di quella dottrina. Si dedicò allora a scrivere una celebre apologia e a sostenere accesi dibattiti con i filosofi del suo tempo, dimostrando come la fede che aveva abbracciato non solo non fosse in contraddizione con la ragione, ma ne fosse anzi la più alta espressione. L'eco della sua attività e del suo impegno nel difendere la nuova fede giunse fino a Roma, catturando l'attenzione del prefetto impegnato in una feroce persecuzione contro i cristiani. Giustino fu dunque processato, ma davanti alle accuse non vacillò. «Ho studiato tutte le scienze, ma solo nella dottrina dei cristiani religiosamente seguiti ho trovato la verità», fu la sua risposta ferma e serena. Il prefetto, tuttavia, non si lasciò convincere. La fedeltà incrollabile di Giustino alla sua professione di fede lo condusse alla condanna a morte. Egli accettò il suo destino con coraggio, subendo il tormento della flagellazione prima di essere decapitato. La vita di San Giustino fu un viaggio straordinario alla ricerca della verità, un percorso che lo portò dalle aride discussioni filosofiche alle acque vivificanti della fede.
La sua storia rimane un luminoso esempio di come la ragione e la fede possano non solo coesistere, ma insieme condurre l'umanità verso orizzonti di speranza e di luce. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.